Ciao ragazzi, Ovidio, e oggi ti racconto una storia della mia ex. Allora, signori, oggi ti racconto che è successo quando stavo con Giulia. E, no, stavo con Grazia. Allora, vabbè, allora, mo qua mi viene da ridere, carissimi. Allora, io stavo con lei, no? Stavo con lei a carina, coccolosa, e ma so, baciami, ti prego, perché c'ho un po' di baciame. Va bene? Ma arriva un messaggio da seconda ex. Seconda, era Giulia. E no, quella Giulia, quella Giulia, quella. Ma io ho un messaggio. Ma che cazzo arriva? Io ho già il telefono qua, su Paparoni. Ok, chi è Massimo? No, niente, è un'amica mia che voleva qualcosa. Mi ha messo le gonna. No, ma che le gonna io? No, ma per favore. Poi, stavo andando lì a scuola, a posto, era un bacetto vangaro. A posto. Poi ci ha chiamato la prof e ci ha portato un attimo fuori a parlare, non so che cosa è successo. E poi la maestra va a stare insieme. Io con gli occhi appalancati proprio, anche grazie così proprio. Grazie, anche che sì, stiamo insieme da 2 anni, esattamente 2 anni era. Ah, auguri per voi, a posto. Poi è uscita anche Chiara era molto blu, era una volta, è uscita Chiara. Io che ho fatto? Un genio, raga. Sono andato nel bagno di gonne, raga. Ho coccolato il culo a Chiara. Ho vinto. No, ho vinto. Ormai hanno chiamato mia madre, hanno chiamato mia madre, hanno chiamato la mamma di Chiara. È successo perché io ho coccolato il culo. Ma se poi va a ogni laghe. Io gli ho il culo perché sono una mignola, cioè con posto di preciso proprio. Cioè, vabbè, e andiamo là, poi c'è un po'. Andiamo a cosa, a casa. E grazie, io dico, grazie, andiamo a fare un amore. Lei, va bene, ma dove? Andiamo sul letto. Ah, ok. Abbiamo fatto così. Come faccio io perché non posso dirlo. Poi esce una cosa. E vabbè. E poi niente. Poi l'ultima volta quando siamo andati a scuola insieme, che ci ha accompagnato mia madre, che ci ha accompagnato. E ci ha detto, fagli bravi. Va bene, fagli bravi, va bene. Io grazie a subire il bagno, stavo andando le gonne e abbiamo occupato. Vabbè, quello è normale, signori, è normale. Poi c'è un punto, siamo andati a casa subito, perché ci hanno chiamato Massimo e grazie a Morino Cicche. Perché mia madre ha firmato il contratto stamattina. Vabbè, il contratto ha firmato. E ha firmato la scuola, ha firmato. Io mia madre l'avevo con. Cioè, l'avevo con Etna, perché stavo uscendo con una ragazza.
Io stavo fermando per mano con grazia, e là io stavo piangendo con le lacrime, perché non ho mai avuto una ragazza più bella del mondo. Cioè, io veramente stavo a guardare bene su Instagram, perché là, cioè, sì, che la paura per cui vabbè, lasciata. Questo è quanto poi quando ci siamo lasciati, ma mi ha fatto un piacere quando ci siamo lasciati, perché ero gatto preoccupato per lei, ci siamo allontanati e siamo andati molto insieme. E ora che so, voglio ricordarti. Voglio dirvi una cosa, come ci siamo conosciuti io e Luna, la seconda ex. Allora, quando sono andato la prima volta a scuola superiore, sono andato là e ho conosciuto la mia amica mia, Katiana e Giulia, vabbè Giulia la conoscevo già. E a un certo punto vedo che ha messo davanti a me e cioè io non riuscivo a rimorchiare, cioè credico, raga, manco io, cioè manco per K non cerca di rimorchiare. E poi ci siamo conosciuti, ci siamo allontanati un po' dalla scuola, ci siamo parlati, e ci siamo fatti l'amicizia, prima cosa, e poi è venuta a casa mia, poi è venuta a mangiare con me, ci siamo chiacchierati, ci siamo ammazzati le sacche. E niente, e poi arriva nuova per la cosa. Allora, io stavo camminando, a un certo punto fa un botto della Madonna, mamma mia, fa un botto della Madonna, non potete capire, che peccato non c'ho una clip, perché se ce l'avevo, mamma mia, raga. Cioè, voi morite, voi. E per fortuna non ce l'ho, perché avevo solo perché la clip. E poi ci siamo conosciuti, ci siamo cambiati i numeri. E poi andiamo solo al computer a fare i compiti, io e la prof, anche lei è venuta. Quando mi ha fatto la gamba, mi ha fatto tipo, cioè quella che fai, oddio, mi sa di mocchia quella, e dici, ma cosa faccio? Io dico, gli metto la mano, mamma mia, lei è subito, oddio mio, che cosa sto facendo? E poi mi ha scoperto che io mi piacevo a riporterla. Gli piaceva, gli una storia mia, che stavo a riporterla, una storia, mamma mia, che era troppo bella. Io non lo so come faceva a Rio Grande Uno, poi a Griga e anche con i personaggi di riporterla. E a parte non mi ricordo più come si faceva ancora. Però forse un po' mi ricordo, forse ce l'ho fatto video a parte. Allora, e ci siamo conosciuti, poi la prima cosa che ho chiesto, voglio essere la mia amica, la prima volta che ho chiesto, ma che sì, io la ho piatto come i maiali.
amore mio, mi manchi, io amo carissimo, cioè io una persona che non ho mai avuta, io ero impazzito per lei, però ci siamo lasciati e poi niente. E poi c'è avuto, siamo andati a fare la passeggiata, come sempre. E poi mi ha chiamato Massimo, scendi, muovete! Allora mi ha fatto fare l'uscita. Vabbè, ci diciamo dopo. E poi sono usciso e c'era la mia ex. E lui com'era? Oddio. Io già ero bianco, ero. Io che ho, ciao, ciao, grazie. Cosa vuoi? No, niente, volevo stare con te tutta la vita. Io così. Cosa? Sì. Basta. Cioè, mi hai lasciato con un coglione, mi hai lasciato, poi mi dice queste cose. Io ho mai sono una ragazza. E qual è? È quella. Quella. Sì. E lui ha sempre incazzato anche da sempre. Poi siamo andati a fare una cosa, non so come. Io ho comprato una cosa, io ho comprato le cose. E siamo andati a fare la conversione insieme, come vi dice, anche vedi. E io là non ci ho visto più là. E è stato bello e niente. Va bene signori, questo è un video speciale che volevo fare per voi. Ciao signori!